Chiedo ai consiglieri di prendere posto, così iniziamo la seduta di oggi, visto che sarà una seduta particolare, di cui siamo molto contenti. Allora, apriamo la seduta e lascio subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, Lazzazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli, Benissimo, c'è il numero legale, 13 presenti, possiamo aprire la seduta e ne approfitto per fare diciamo, una breve introduzione, spiegare come si svolgerà la seduta di oggi. Abbiamo qui presenti gli studenti di tre scuole che hanno aderito ad un'iniziativa lanciata dalla nostra assessora alla scuola, alla cultura e abbiamo una rappresentanza degli istituti De Chirico, Gullace e Confalonieri. E ragazzi, studenti che hanno lavorato anche per noi, non solo per loro, per noi perché penso che avremo qualcosa da imparare, c'è sempre da imparare dalle nuove generazioni e quindi sarà bello ascoltarli. E io a breve interromperò la seduta formale e lascerò il posto a loro. Loro si siederanno ai nostri posti di consiglieri, addirittura c'è un presidente che mi sostituirà e che io inviterò a sedersi qui al mio posto. E quindi ci sarà, diciamo, questo consiglio informale con gli studenti. Al termine del loro intervento e del loro contributo al Consiglio di oggi, riprenderemo la seduta e procederemo con l'approvazione di due mozioni che sono proprio sul tema della giornata di oggi. Quindi interrompiamo subito la seduta formale per lasciar modo ai ragazzi, agli studenti di venirsi a sedere ai nostri posti. Signor Presidente, venga pure qui. Sarà assolutamente assistito dall'ufficio consiglio, qui abbiamo il direttore dell'ufficio consiglio del municipio che potranno aiutare un po' tutti voi nel corso del vostro intervento. Salve, mi presento, sono Yeyantan Yeselan e abbiamo qui presenti gli studenti dell'Istituto Confalonieri De Chirico e del Teresa Gullace, e sede Severo Centrale. E, prego, do la parola a Maria Ahmed e Giorgia Testa. Abbiamo il. E allora, siamo sì, Maria Ahmed e Giorgia Testa e vogliamo iniziare il discorso con una citazione. La donna uscì dalla costola dell'uomo non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore, ma dal lato. Per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata. William Shakespeare.
Oggi 8 marzo siamo qui per ricordare e rappresentare l'orgoglio di essere donna e lo facciamo proponendovi alcuni nomi di donne che hanno fatto la storia, come Rosalind Franklin, vincitrice del premio Nobel per la medicina, Artemisia Gentileschi, prima pittrice italiana proveniente dalla scuola caravaggesca e che è riuscita ad essere ammessa nell'Accademia delle Belle Arti. Marie Curie, vincitrice di 2 premi Nobel, uno per la fisica e uno per la chimica, oltre ad essere la prima professoressa dell'Università di Parigi. Emmeline Pankhurst è stata la fondatrice di Women's Social and Political Union per dare pari diritti di voto a donne e uomini. Madre Maria Teresa di Calcutta, vincitrice del premio Nobel per la pace nel 1979. Come ho detto prima, queste sono alcune delle donne che hanno fatto la storia e sono l'esempio di quanto la forza, i valori e l'intelligenza della donna siano qualitativamente pari al livello dell'uomo. In alcuni tempi, epoche e anche società, la donna è sempre stata vista, purtroppo lo è ancora oggi, come una forza inferiore e anche solo come un oggetto, non viene considerata di più. Essere messa in condizioni sfavorevoli per la sua esistenza e perché costantemente vittima di pregiudizi e di violenze di ogni genere. La donna è sempre stata presente in qualsiasi situazione sociale e quotidiana al fianco dell'uomo, ma purtroppo non le sono mai stati concessi i giusti riconoscimenti, ma bensì veniva trascurata dall'ombra dell'uomo e l'importanza veniva data più a lui che a lei. La donna ha svolto una vita di lotte, di conquiste, per conquistarsi appunto la sua libertà e i suoi diritti. E anche grazie al, diciamo, uno sviluppo della società siamo arrivati a ciò che la donna è oggi. Come è definita la donna oggi? La risposta a questa domanda può essere semplice o complessa, dipende dai punti di vista. E riprendendo una frase che disse Papa Francesco, a me piace pensare che Dio ha creato la donna perché tutti noi avessimo una madre che ci insegna ad accarezzare, ad amare con tenerezza e che fa del mondo una cosa bella. La donna è indipendente, amorevole, portatrice di equilibrio e orgogliosa di se stessa e un insieme di emozioni pure. Noi donne non dobbiamo più farci calpestare perché noi valiamo. E dobbiamo invece sostenerci con forza, fare fronte comune al fine di non metterci l'una contro l'altra, per poter perseguire e raggiungere tutti i nostri obiettivi. Il mondo sarebbe imperfetto senza la presenza della donna. Tommaso d'Aquino. Nonostante ci troviamo nel 2017, persistono ogni tipo di violenza contro la donna e nel nostro piccolo vogliamo proporre dei miglioramenti o delle agevolazioni per la vita della donna e vogliamo iniziare proponendo un abbassamento di prezzi o sconti per tutti i metodi contraccettivi per salvaguardare la salute della donna e una più ampia informazione al riguardo. Poi abbiamo pensato di proporre una prima visita ginecologica gratuita per le adolescenti, per comunque aprirle al mondo di essere donna e per mostrarle eventuali rischi e pericoli a cui potrebbero andare incontro, e anche a dei corsi di autodifesa gratuiti svolti più volte al mese per a dare più sicurezza alla donna. E per ultimo vogliamo proporre l'utilizzo dei pulmini normalmente adibiti al servizio municipale, in particolare scolastico, e negli orari in cui non vengono usati di metterli a disposizione alle donne over 65 e alle donne incinta per gli spostamenti verso cliniche o ospedali. E voglio finire facendo gli auguri a tutte le donne che ci sono qui e di tutto il mondo. Grazie per l'ascolto. Ringrazio Giorgia e Maria per la vostra presentazione. Volevo chiedere se ci fosse qualche intervento da parte degli... Prego. Innanzitutto ci presentiamo, io sono Alessia Filardi,
del Confalonieri De Chirico, Alessia Leandri del Confalonieri De Chirico e Noemi Magnone del Confalonieri De Chirico. Centinaia di volte ho sentito dire: la donna va protetta, la donna va rispettata, la donna è un essere speciale. Centinaia di volte, purtroppo, ho sentito queste parole sfumarsi nel tempo. Parliamo delle donne del XXI secolo, di quelle donne che hanno paura a tornare a casa da sole, anche in pieno giorno. Di quelle donne che durante un colloquio di lavoro, alla domanda «Nella sua vita desidera avere bambini?», si sentono in dovere di rispondere di no, per paura di non essere assunte. Parliamo di quelle donne che prima di provare ad avere un figlio devono farsi i conti in tasca. Perché parliamoci chiaro, oggi come oggi è diventato un lusso avere un figlio. Centinaia di volte ho sentito estenuanti discorsi proiettarsi nella grande fossa della parità dei sessi. Cerchiamo di dimostrare a tutti che siamo un paese che ha superato il bigottismo, che siamo andati oltre. Ma la verità è che più si va avanti e più ci mostriamo per quello che siamo, ovvero un medioevo culturale travestito da società moderna. Non vogliamo discriminazioni, vogliamo i nostri diritti da donne. Essere pari non significa essere uguali. Diverse condizioni esigono diverse soluzioni. Ed è proprio per questo che oggi siamo qui, perché pensiamo che l'alternativa a tutto questo siano le parole. Invece tendiamo a chiuderci, a non parlare, soprattutto quando si subiscono violenze. Apriamo gli occhi, perché viviamo in un paese in cui la società tende a neutralizzare la storia e far sì che la discriminazione femminile appaia naturale e assolutamente normale. Alla luce di ciò, noi vorremmo proporre delle proposte secondo la nostra esperienza, potrebbero avvantaggiare le donne. Allora, dunque, la prima proposta riguarda un concetto di comodità. E infatti abbiamo pensato, ovviamente nel limite del possibile, di posizionare all'interno di bagni pubblici come scuole, comuni, biblioteche, ospedali, università e quant'altro, dei distributori di prodotti igienici per donne e dei contraccettivi. Mentre la seconda proposta riguarda la prevenzione durante l'età adolescenziale e vorremmo proporre di incentivare l'orientamento sessuale nelle scuole attraverso la creazione di una rete con le associazioni del settore e consultori. E dunque favorire la consapevolezza della propria sessualità e i rischi di malattie a trasmissione sessuali tra gli adolescenti. Queste sono le nostre proposte. Grazie. Grazie a Alessia e Noemi. E volevo chiedere se ci fosse qualche intervento da parte vostra. Prego. Salve, io sono Claudia Barbetti, Domitila Pavia, Lucia Guglielmi. Siamo del liceo Teresa Cullace e oggi siamo qui per presentare le nostre proposte che secondo noi renderebbero la città un posto più vivibile per le donne, che è importante, dopotutto siamo nella giornata della donna, perché non parlarne. La nostra prima proposta è quella di effettuare nelle scuole dei corsi di educazione alimentare per evitare la diffusione di fenomeni come l'anoressia e la bulimia, che al giorno d'oggi stanno diventando sempre più diffusi e frequenti fra le ragazze, perché purtroppo si sta diffondendo l'idea del magro è bello, ma il magro è bello quando è sano, quindi bisogna essere sicuri di ciò che si mangia e bisogna coadiuvarlo con un esercizio fisico, non è solamente non mangiare, bisogna essere educati su queste cose. E in più, per aiutare sia i ragazzi che le ragazze, diciamo, a conoscere il proprio corpo e rispettare quello degli altri, la nostra proposta è quella di chiedere ai consultori di girare per le scuole e istruire i giovani sull'educazione sessuale, che è importante e non viene trattata, è un argomento tabù. Chiediamo che sia resa più importante e ne venga parlato, ecco. Inoltre volevamo proporre, sotto l'esempio di ciò che è stato fatto anche nell'Università di Milano, di istituire all'interno delle stesse università di Roma delle sale, dei luoghi appositi in cui le donne, le giovani donne che frequentano gli studi, possano lasciare i loro bambini
in modo a persone ovviamente specializzate e con una preparazione adeguata, in modo tale da poter seguire i corsi di studio, ma nello stesso tempo anche di essere delle madri responsabili e delle donne, quindi. Inoltre, un'altra proposta è quella di istituire il servizio di taxi rosa appositamente per le donne e pensiamo soprattutto a quelle ragazze che escono la sera e quindi hanno, diciamo, l'opportunità di rientrare tardi a casa e appunto pensiamo soprattutto a un servizio taxi che sia attivo più o meno in un orario notturno, quindi magari dalle 8 alle 2 o anche un orario più ampio e che possa aiutare appunto queste giovani ragazze tramite anche degli sconti o comunque delle agevolazioni economiche. Inoltre, purtroppo al giorno d'oggi le donne che rimangono incinta non sono solo di età adulta, ma c'è una soglia di ragazze madri e anche soprattutto piccole che restano incinta e quindi per queste ragazze noi proponiamo un aiuto che non è soltanto un sostegno economico ma anche un sostegno psicologico accompagnato anche all'interno delle scuole, perché purtroppo tante ragazze restano incinta e restano soprattutto sole perché spesso anche la famiglia non le accetta o comunque vengono più giudicate che aiutate e quindi servirebbe un sostegno sia economico che soprattutto biologico ma anche e soprattutto psicologico. E finiamo con gli auguri ancora a tutte le donne. Grazie. Se non ci sono altri interventi, cedo la parola a Marilena Visinescu e Ilaria Gioia. Sono Marilena Visinescu. Io Ilaria Gioia. E veniamo dall'Istituto Superiore Teresa Confalonieri. Siamo dell'indirizzo grafico e oggi abbiamo realizzato un progetto teatrale proprio riguardante all'8 marzo. Quindi prima di esporre le nostre proposte ci piacerebbe farvi vedere cosa abbiamo realizzato. La migliore cosa che abbia prodotto al mondo è la bella madre natura. È l'aforisma. È tuo? No, di Gordoni. L'emancipazione femminile ha contribuito ancora di più a far emergere il carisma della donna. Di donne speciali ce ne sono state tante. Che ti rende mentore? Madre Teresa di Calcutta, la cui fede è stata amore totale per gli altri, desiderio di realizzare la convivenza civile. Madre Teresa ha tenuto per mano i più poveri, sia in vita che in punto di morte, senza pretendere nulla a cambio. A te invece, Ilaria, ti viene? Rita le limitazioni, la della scienza e di diritti umani, che ha sempre gridato al mondo intero, l'umanità è fatta di uomini e donne, e deve essere rappresentata da entrambi i sessi. Che meraviglia! Due premi Nobel prestigiosi, due premi Nobel di inestimabile valore per l'umanità, pace universale e progresso scientifico. Perché ti sei rattristata, Ilaria? Perché la grandezza di una donna spesso viene rilanciata dal più bello di tutti i maschilisti. Sai quante violenze quotidiane subisce una donna? Tantissime. Schiaffi, sfregi, stalking, stupri provocate dal... Basta! È arrivato il momento di trovare delle idee concrete per sradicare il seme della violenza in genere. Che suggerisci? Legalità fin da piccoli. E tu invece cosa ti vuoi?
psicoterapia cognitivo-comportamentale e ti aggredisce, denuncia senza paura e poi dibattiti, incontri, seminari per sconfiggere la forza delle idee, per sconfiggere la forza, per sconfiggere l'idea della forza e far triunfare sempre la forza delle idee. Bene, la nostra proposta è quindi realizzare uno sportello d'ascolto finanziato dal Comune e gestito da laureati e laureandi in psicologia, destinato sia a bambini, adulti e anziani. Ancora. Io vi ringrazio e se non ci sono altri interventi vorrei cedere la parola all'assessore De Santis. Va bene, io non posso se non ringraziare le scuole per il lavoro che hanno fatto, che continuano a fare. Questa collaborazione tra l'assessorato alla scuola e le diverse scuole, non solo gli istituti comprensivi, ma anche le scuole superiori del nostro territorio, si rivela sempre più proficuo. Abbiamo iniziato questo percorso virtuoso all'inizio dell'anno scolastico e lo stiamo proseguendo. Quindi ci ha fatto piacere inaugurare poco prima dell'inizio del Consiglio la mostra che la studentesca del Confalonieri De Chirico ha realizzato. Ragazze e ragazzi hanno realizzato una mostra a partire dalla giornata contro la violenza di genere e spero che tutte e tutti possiamo visitarla, perché è proprio qui fuori, in questo spazio espositivo che abbiamo allestito in collaborazione con il Teatro dell'Opera, con Ilaria Gagliotto della sezione scenografia del Teatro dell'Opera, e anche questa collaborazione virtuosa tra diverse istituzioni culturali che insistono nello stesso territorio e che rendono disponibile, prima è stata citata Artemisia Gentileschi, una delle stampe di Artemisia Gentileschi in proporzioni maxi, ci accoglie all'ingresso del municipio, della sede di Cinecittà del municipio, ed è veramente anche questo un segnale tangibile di come poi il confronto e il dialogo tra istituzioni diverse del territorio sia sempre portatore e creatore di cultura attiva, e in questo sicuramente la sinergia con le scuole, tra il pubblico siede il corpo docente, siedono alcuni anche rappresentanti delle dirigenze scolastiche, quindi tutto il personale delle scuole poi viene coinvolto, ma anche concretamente prima fuori c'erano le insegnanti che facevano gli ultimi aggiustamenti con lo scotch per rendere insomma migliore il lavoro delle studentesse e degli studenti che quotidianamente sono loro affidate. Colgo anche l'occasione per ricordare che oggi c'è stato un grande movimento, c'è un grande movimento quindi in tutta la città, nonostante lo sciopero coinvolga anche i mezzi pubblici, ma c'è una grande manifestazione al femminile, ma in realtà intergenere e intergenerazionale, quindi queste ragazze sono venute qui in rappresentanza e anche il personale è venuto in rappresentanza di tante altre e tanti altri che poi saranno anche fuori a rendere diciamo concretamente operanti quelle che sono queste proposte che l'amministrazione si impegna a far proprie, così come è stato fatto durante le sedute preparatorie della commissione delle elette, la cui presidente poi Anna Rita Lazzazzera ha raccolto le proposte di tutte e che insomma vedremo poi nella seconda parte del consiglio come i consiglieri li coniugheranno. Quindi di nuovo grazie a tutti e ripeto, la mostra sarà in visione fino al 18 marzo. Grazie. Grazie assessore, vorrei cedere la parola all'assessore delle politiche sociali, Mammi. Salve a tutti, buongiorno, io sono l'assessore alle pari opportunità di questo municipio, Veronica Mammi, e intanto vi ringrazio per essere qui oggi. E ho visto praticamente molte belle proposte che avete fatto e volevo anche aggiornarvi un pochino sul lavoro che stiamo facendo come assessorato anche in questa direzione, insomma. Allora, ad esempio, una delle proposte era orientamento sessuale con associazioni di settore. Noi qualche mese fa abbiamo fatto un bando scusate, ho un po' d'affanno, però respiro non molto bene questi giorni.
e abbiamo fatto un bando per per reperire associazioni che sul territorio si occupano di violenza di genere. Abbiamo creato questo albo dove stiamo raccogliendo le varie associazioni che sul territorio si occupano di questo settore, che può essere dallo stalking alla violenza di genere, anche associazioni che si occupano in generale delle donne e del mondo al femminile. E a breve questo albo verrà chiuso, in modo da poter poi fare degli incontri anche insieme con la mia collega e capire che iniziative fare, soprattutto all'interno delle scuole, all'interno degli istituti superiori, poi principalmente per l'orientamento sessuale, per la prevenzione alla violenza e per fare appunto degli incontri informativi e formativi su questo tema. E questo era una cosa. Poi lo sportello dei centri lo sportello per la violenza di genere. Noi come municipio saremo uno dei tre municipi su Roma che parteciperanno al bando regionale sui centri antiviolenza. Abbiamo fatto ieri un sopralluogo per vedere la disponibilità di alcune sale all'interno del nostro municipio e parteciperemo a questo bando per cercare di aprire un centro oppure uno sportello antiviolenza, adesso vediamo in base anche ai fondi che riusciamo ad ottenere all'interno del nostro municipio. E nel frattempo stiamo anche cercando di reperire una serie di fondi, una serie di fondi europei destinati proprio per questo. Stiamo mettendo in campo una serie di progettisti europei che potrebbero darci una mano a raccogliere fondi europei, che ce ne sono molti di più rispetto a quelli regionali o comunali, per una serie di iniziative e quindi cercare di allargare maggiormente fare insomma dei progetti più importanti e più consistenti. Poi e un'altra cosa, i corsi di educazione alimentare. Anche qui ho avuto vari incontri con diverse associazioni sul territorio che si occupano di questo tema e a breve, infatti ne abbiamo parlato anche con la mia collega, vorremmo fare una serie di iniziative non solo legate ai disturbi alimentari, ma anche per esempio alle nuove dipendenze. Oggi purtroppo abbiamo non solo l'utilizzo dell'alcol e del fumo, ma anche per esempio le nuove dipendenze come l'internet addiction disorder sono sempre più frequenti, oppure il bullismo è un altro fenomeno che ha preso molto piede. Quindi stiamo cercando di fare rete con le associazioni sul territorio per fare iniziative volte proprio a questo. E nella nostra programmazione economica della 285, che sono fondi destinati all'infanzia e all'adolescenza, vorremmo fare dei progetti anche finanziati specifici proprio su questi ambiti. Quindi noi ci stiamo dando da fare. E vi ringrazio a tutti e buona giornata. Grazie Assessore, e in conclusione ringrazio tutti gli alunni del Confalonieri e del liceo, e auguri a tutte le donne, e la seduta è tolta. La studentessa e il Presidente che sono stati veramente professionali, ci siamo annotati tutte le proposte. Sì, allora ci sediamo. Io da lì non mi sentivo, va bene, è un po' controllato. Ma chi sarà indietro? Madonna, ben tenero, veramente. Orgoglioso, veramente. Si è commosso, ha detto non riesco a trattenermi, mi commuovo. È una bellissima cosa. Io
Io pure. Io ho i brividi. I brividi proprio. Si riesca a commuovere. Veramente. Consiglieri seduti. Devo dire molto, molto più educati e disciplinati gli studenti. Allora, riprendiamo la seduta di oggi e prima di iniziare con i temi all'ordine dei lavori vorrei nominare i tre scrutatori di oggi, che saranno il consigliere Guido, il consigliere Lazzari e il consigliere Toti. Non ho scelto neanche una donna. Oh, facciamo lavorare gli uomini. Tre. Allora, iniziamo. Allora, iniziamo col punto numero uno, la mozione a firma delle consigliere Biondo, Vitrotti, Alla Biso, La Zazzera, De Chiara, Zitoli, Cerconi e Tripputi, avente ad oggetto apertura punti allattamento nei locali del municipio Roma Settimo. Lascio la parola alla consigliera La Zazzera per una presentazione. Grazie Presidente. Faccio gli auguri a tutte le donne e ringrazio la Presidente del Municipio che è qui con noi, mi fa piacere, le assessore e l'assessore al commercio. Non ci sono, i ragazzi sono andati via, comunque avrei voluto ringraziarli perché comunque ci hanno dato degli spunti per poter realizzare dei lavori, delle cose importanti per il futuro di tutte le donne, di tutti noi. Quindi, anche se sono andati via, li ringrazio. Passo al primo punto e faccio un altro ringraziamento che riguarda la commissione, tutta la commissione delle elette, perché insieme siamo riusciti, cioè portiamo queste due proposte. Quindi ringrazio tutte le componenti della commissione delle elette. E adesso vado a leggere la mozione, la leggo perché. Allora, apertura punti allattamento nei locali del municipio Roma 7. Premesso che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il latte materno è considerato l'elemento più indicato per lo sviluppo e la crescita del bambino, soprattutto nei primi sei mesi di vita. Nuove stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità rivelano che l'allattamento al seno potrebbe salvare più di 800.000 vite ogni anno, in particolare bambini sotto i sei mesi. Aumentando i tassi di allattamento al seno nei paesi a basso e medio reddito, potrebbero essere evitate quasi la metà delle malattie diarroiche ed un terzo di tutte le infezioni respiratorie presenti. I bambini che sono allattati al seno hanno meno probabilità di essere in sovrappeso o obesi e risultano essere meno inclini a sviluppare patologie come il diabete anche in età avanzata. I benefici dell'allattamento al seno sono importanti anche per le madri che allattano, poiché viene ridotto il rischio di sviluppare il cancro al seno e dalle ovaie. Nonostante l'Assemblea Mondiale della Sanità abbia adottato il Codice Internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno nel 1981, con l'intento di proteggere il pubblico da strategie di marketing inappropriate, ha costantemente raccomandato a tutti i paesi di investire in politiche e programmi che supportano l'allattamento al seno delle donne, accompagnati da sistemi di supporto di assistenza sanitaria. Adeguati diritti di congedo familiare, interventi sul posto di lavoro, consulenze e programmi educativi che possono contribuire a migliorare i tassi di allattamento. Considerato che negli ultimi anni il nostro Paese ha recepito le raccomandazioni dell'OMS e attraverso il Ministero della Salute si è attivato con diverse campagne nazionali volte alla sensibilizzazione e alla promozione dell'allattamento al seno attraverso giornate di informazione dedicate e rivolte alla cittadinanza. Roma Capitale nell'ottobre 2015 ha aderito alla settimana per l'allattamento al seno con l'obiettivo di creare spazi per l'allattamento
anche nei locali comunali e che già in municipio di Roma Capitale sono stati inaugurati spazi allattamento fruibili dall'utenza. Il municipio Roma 7 si è sempre contraddistinto per l'attenzione alle tematiche delle donne e alla prevenzione della loro salute, anche partecipando attivamente già da 2 anni alle campagne di sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno come la Race for the Cure. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio del Municipio Roma 7 impegna la Presidenza e la Giunta ad attivarsi affinché nei locali dell'anagrafico della sede di Piazza di Cinecittà e di Via di Fortifiocca vengano allestiti 2 punti allattamento, ovvero aree confortevoli per le mamme ed i neonati che hanno bisogno di essere allattati o cambiati. Questo è la proposta. Grazie. Bene, ci sono interventi? Ci sono interventi? Consigliera Biondo? Grazie Presidente, buonasera Presidente del Municipio, Assessori, grazie alla Presidente della Commissione Lette per aver accolto la proposta del Partito Democratico di far diventare questa giornata in Consiglio anche un momento in cui ci impegniamo insieme a fare delle cose piccole che però possono essere d'aiuto a migliorare la qualità della vita delle donne del nostro municipio a partire proprio da queste mura. E quindi sia quest'atto che quello successivo vanno nella direzione di fare delle piccole cose insieme che possano però accogliere meglio in municipio le donne che ci lavorano, che vengono perché sono delle utenti o semplicemente perché sono delle cittadine, che possano ritrovare nell'istituzione municipale un punto di riferimento e un punto più accogliente. Il tema dell'allattamento al seno è un tema importante. Molto spesso le donne in giro per la città non sanno come fare per allattare i propri figli, le troviamo agli angoli, sulle panchine, nascoste, perché sembra quasi, diciamo, una cosa, diciamo, poco non dico apprezzata, ma poco conveniente, esatto. E invece noi pensiamo che non solo non ci si debba vergognare, ma che anzi le istituzioni debbano farsi promotrici di luoghi di accoglienza, e per questo abbiamo chiesto alla Commissione delle Lette di accogliere una proposta che era già stata fatta dalla scorsa consigliatura dalla Commissione delle Lette, e per questo permettetemi di ringraziare la mia collega Valeria Vitrotti, che era la scorsa Presidente della Commissione delle Lette. Come sapete poi la consigliatura è finita e non siamo riusciti a fare questa cosa, abbiamo deciso di non presentare più quest'atto come Partito Democratico, ma di volerlo mettere a disposizione della Commissione tutta, perché pensiamo che su questi temi, appunto, come abbiamo detto tante volte, sia importante l'impegno di tutti i consiglieri, le consigliere, la Giunta e la Presidente del Municipio. Per questo cominciamo con la richiesta di un piccolo punto allattamento all'interno del Municipio, con la speranza, lo dico in particolare alla Presidente e all'Assessore alle Politiche Sociali, che questa pratica si possa fare anche in tutte le strutture pubbliche che sono presenti nel nostro municipio, nelle ASL, nel centro antiviolenza che presto apriremo in questo municipio, e questo ci fa piacere, in tutti i luoghi in cui le donne si recano. E perché no, magari allargare anche la proposta agli esercizi commerciali, perché quando camminiamo sulle nostre strade Appia e Tuscolana troppo spesso non viene data questa opportunità. Quindi grazie ancora alla Commissione, e lavoriamo quanto prima, perché dopo l'8 marzo, entro, diciamo, qualche mese, anche questo municipio abbia un luogo in cui le donne possano sentirsi più a casa. Grazie. Altri interventi? Allora, decido io, prima la donna. Allora, la consigliera Tripputi e poi c'è l'intervento del consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Nella Commissione delle Lette si è parlato molto di questi punti allattamento, e la proposta del PD l'abbiamo accolto favorevolmente, anche perché faceva parte del nostro programma, quindi hanno praticamente sfondato una porta aperta. Chi ha avuto l'esperienza come me negli anni 80 da mamma
Il problema dell'allattamento quando ci si trova fuori casa è, ahimè, diciamo una discriminazione che proprio viviamo come donne, perché io per esempio ricordo nel momento in cui si andava per esempio con gli amici in un ristorante, in un locale pubblico, e arrivava il momento dell'allattamento, e diventava un po' difficoltoso, e devo dire che provavo anche un senso di vergogna, perché comunque mi dovevo mettere davanti a tutti, anche se è una cosa bellissima, però insomma era un po' imbarazzante, e quindi magari chiedevo il piacere al gestore del locale di potermi trovare un angoletto anche per vivere un momento anche di intimità, no? Con il proprio bimbo. E questa è una proposta che sinceramente da una parte mi rende felice, da un'altra parte però mi fa riflettere, perché oggi nel 2017 stiamo a chiedere ancora di avere questi diritti, cioè dovrebbe essere una cosa scontata. Dai tempi degli anni 70, che noi donne, io l'ho vissuto quel periodo e ricordo che si andava veramente in piazza a urlare i propri diritti, a reclamare i propri diritti, e sinceramente a distanza di tanti anni ancora oggi chiedere un diritto che dovrebbe essere secondo me incluso, cioè sottinteso, naturale. Siamo esseri umani esattamente come gli uomini. Se agli uomini veniva riservato, adesso non più perché è vietato per tutti, ma se voi ricordate, a volte in alcune sedi lavorative si riservava la stanza per il fumo. Nessuno lo chiedeva. C'era la stanza per il fumo, si andava lì. Allora perché non deve essere innata questa cosa? Perché non deve essere già prevista? Quindi con questa iniziativa probabilmente possiamo cominciare a dare il là, ma sperando che diventi poi a pioggia, senza fare ulteriori richieste, cioè a pioggia anche nei locali pubblici, anche, perché no, anche nei parchi, dove c'è un angolo dove la donna si può raccogliere con il proprio bimbo per un momento di intimità. Io volevo leggere un messaggio che mi è arrivato stamattina, un messaggio molto bello, scritto da un uomo, e dice questo: sarebbe bello vedere il mondo riempirsi di rispetto per la donna, non oggi soltanto, ogni giorno, smettere di considerarla per il ruolo cui la si vuole posizionare o spesso valutare, moglie, fidanzata, amica, collega, sorella, madre, concubina o quant'altro. Chi di noi conosce una persona che incarna un solo ruolo? Appunto, sarebbe giusto anche togliere il mio, la mia, davanti ad ogni attributo che diamo loro. E in questo chiederci quanto delle fragilità potrebbero sparire se solo smettessimo di appellare le donne e dar loro il grande riconoscimento che hanno. Loro sono sempre sul pezzo. Grazie. Allora, consigliere candidata, lei può... No, ormai ho preso il nome, c'è il suo intervento. Ok, allora no, non volevo intervenire perché comunque già era intervenuta la consigliera, ma... Allora, con l'occasione la colgo per fare gli auguri e insomma dire anche che ci fa piacere che vengano discusse queste belle proposte nella commissione delle lette, quindi anche questo ci fa un enorme piacere, grazie. Allora, consigliere Toti. Senz'altro gli auguri a tutte le donne. Noi nel nostro municipio ce l'abbiamo anche a livello di presidenti, due presidenti, uno del consiglio e una giunta, gli assessori, consiglieri municipali. Io nel mio gruppo sono solo donne, ce l'avrò forse
il futuro, la speranza è l'ultima a morire. La commissione elette ha fatto un ottimo lavoro, specialmente perché poi c'è stata, rispetto a questo tema, un tema anche questo importante, una raccolta rispetto a questo, fatta rispetto alle mozioni, appunto a questa raccolta di mozioni, due mozioni che oggi sono all'attenzione del Consiglio e sono state praticamente indicate da tutti i gruppi e votate da tutti i gruppi. Positiva anche oggi il confronto che abbia, positivo il confronto che abbiamo avuto con le tre scuole, in rappresentanza di tutte le scuole nel nostro municipio. Mi è rimasto impresso una cosa che è stato detto, cioè quel riferimento battere l'idea della forza per far vincere la forza delle idee. Mi è piaciuto tantissimo e l'ho voluto ripetere oggi in Consiglio. E rispetto poi alle richieste che sono state fatte dalle scuole, interessanti, a parte anche le nostre che oggi andremo con le due mozioni a approvare, importante quello che noi abbiamo votato e che venga trasformato in realtà, cioè lo sportello contro la violenza a Villa Lazzaroni, è un impegno da parte di questa giunta, io spero che arrivi subito a maturazione. E poi anche il mettere insieme intorno a un albo tutte le associazioni antiviolenza. Questo perché violenza, bullismo, stalking e anche l'educazione sessuale sono tutti punti importanti, fondamentali, che devono essere portati all'attenzione di questo nostro municipio. Perciò ben venga questo albo, ben venga un impegno forte rispetto a questi temi nel nostro territorio. E poi in ultimo anche l'educazione alimentare, che è un altro aspetto importante, indipendente da tutto, è un aspetto che io penso basilare proprio a difesa della salute e anche rispetto a fenomeni gravi nei giovani rispetto a questo tema. E poi ecco quello che è l'oggetto della mozione, la creazione dei due punti allattamento presso l'anagrafico, dell'ufficio anagrafico sia a Cinecittà e sia a Villa Lazzaroni, e anche io penso la richiesta che ci deve essere, lo sforzo da parte degli assessori del nostro municipio perché questo venga allargato anche ai presidi sanitari. Presidi sanitari e regionali presenti al nostro territorio. Perciò ancora tanti tanti auguri e buon lavoro rispetto a questi temi che sono importanti, fondamentali e che devono, come ha detto qualche consigliere, stiamo nel 2017 e ancora purtroppo dobbiamo fare la lotta su questi temi, però andiamo avanti col massimo dell'impegno. Altri interventi? No, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Favorevoli all'atto? Contrari? No. Astenuti nemmeno. Approvato all'unanimità con 20 favorevoli. Sì. Mozione approvata, passiamo al secondo punto all'ordine dei lavori di oggi, un'altra mozione, a firma delle consigliere Alabisola, Zazzera, Biondo, Vitrotti, De Chiara, Zitoli, Tripputi, Cerconi, avente ad oggetto esperienza di mobilità solidale, creazione parcheggi rosa. Anche qui allora lascio la parola alla Presidente della Commissione elette, consigliera Lazzazzera. Grazie ancora. Allora, per questa mozione precisare che erano già stati avviati i lavori da parte del nostro presidente, direttore, assessori qui nel nostro municipio. La scorsa consigliatura avevano fatto questa proposta, quindi avevano comunque avviato questa richiesta.
Però noi comunque abbiamo voluto, per dare forza e per dare un segnale anche a questa giornata, fare sempre tutta la commissione delle elette, fare una mozione. Quindi nonostante sia già stato tutto avviato, noi comunque lo ribadiamo, lo chiediamo tutte insieme. E adesso leggo la mozione. Allora, esperienza di mobilità solidale e creazioni parcheggi rosa. Premesso che da alcune indagini statistiche realizzate negli ultimi anni emerge la difficoltà delle donne in stato di gravidanza di reperire parcheggi durante i loro spostamenti. In diversi comuni italiani, tra cui Aosta, Parma, Cantù, Rovigo, Lido di Jesolo, Barletta, Sabaudia e nella provincia di Torino, sono ormai consolidate le esperienze di mobilità solidale e nello specifico l'attuazione di parcheggi di cortesia, al fine di facilitare la mobilità delle donne in gravidanza. Nel 2006 anche il Comune di Roma, su indirizzo politico dell'Assemblea Capitolina, con ordine del giorno del Consiglio Comunale numero 82018-2005, promosse l'iniziativa Parcheggi Rosa, progetto di mobilità solidale in collaborazione con l'Assessorato alle politiche di promozione dell'infanzia e della famiglia, in collaborazione con l'Assessorato alle politiche della mobilità e da ATAC SPA, l'Agenzia per la mobilità pubblica e privata capitolina. Considerato che i suddetti parcheggi designati da strisce rosa e da specifici cartelli per le donne in gravidanza o con bebè a bordo, sono aree di cortesia gratuite create per permettere la sosta alle donne in gravidanza o alle neomamme vicino a farmacie, ospedali, consultori, asili, attività commerciali ed altri spazi sensibili. Questa proposta di mobilità solidale è stata inserita all'interno della campagna di sensibilizzazione Libere di Muoverci, promossa dalla Commissione delle Elette del Municipio Roma Settime nella scorsa consiliatura, quindi quello che dicevo prima. L'obiettivo di questa proposta è quello di promuovere il senso civico, l'accoglienza e l'attenzione verso le donne in gravidanza attraverso misure ed azioni concrete che partono proprio dall'istituzione di prossimità. I parcheggi rosa saranno localizzati presso le sedi del municipio, ovvero all'interno delle aree destinate alla sosta. L'ex municipio Roma 9 negli anni passati ha già avviato l'esperienza di parcheggi rosa all'interno dell'area riservata a sosta di via Fortifiocca e che tale esperienza può essere rinforzata e trasportata anche nella sede municipale di piazza di Cinecittà 11. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio del Municipio Roma 7 impegna la Presidente e la Giunta ad attivarsi presso gli uffici competenti affinché vengano creati i cosiddetti parcheggi rosa, ovvero aree sosta dedicate alle donne in stato di gravidanza, all'interno della sede municipale di Piazza Cinecittà 11, nelle aree già destinate a sosta. Verificare la possibilità di estendere suddetta iniziativa a tutti i presidi sanitari regionali ed in convenzioni presenti sul territorio del municipio Roma 7. Grazie. Altri interventi? Ci sono interventi? No. Allora, ah sì, consigliere Biondo. Sì, se non interviene nessuno intervengo perché penso che bisogna dare valore al consiglio di oggi. Anzi, mi dispiace che i ragazzi siano andati via perché tutto sommato la discussione sul consiglio di oggi è nata anche in una commissione che abbiamo fatto con le scuole, in cui appunto la proposta è stata quella non solo di discutere di una giornata così importante, ma di fare in modo di mettere in atto l'insegnamento delle nostre nonne, perlomeno della mia, che è quello che la giornata dell'8 marzo debba essere una giornata di lotta e quindi debba essere una giornata per riaffermare dei diritti e fare in modo che le istituzioni partecipino al miglioramento della vita delle donne in questa città, che significa migliorare i tempi delle donne, parlare di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, parlare di maternità, parlare di violenza. E ringrazio l'assessore per la mostra di oggi che ho visto velocemente passando, mi fermerò successivamente, ma che
ma che è molto bella. La questione delle strisce rosa è una banalità, però testimonia l'attenzione e la sensibilità di un'amministrazione, dell'istituzione del nostro municipio per le donne e per le donne incinte che frequentano la nostra istituzione. E quindi sarà una cosa semplice da fare. Purtroppo ancora il codice della strada non ci permette di farlo fuori da queste mura, perché il colore rosa non è previsto dal codice della strada, ma possiamo dare un segnale come istituzioni cominciando a farlo all'interno delle due sedi del municipio. Permettetemi solamente di dire altre due cose. Vorrei leggervi un breve brano che hanno scritto i Giovani Democratici, che è l'associazione giovanile del Partito Democratico Nazionale. Negli ultimi 50 anni le condizioni delle donne sono sensibilmente cambiate grazie alle grandi battaglie di generazioni di donne generose che hanno combattuto per i diritti delle loro figlie e delle loro nipoti. Il dibattito sull'uguaglianza di genere nel nostro paese prosegue ad intermittenza, con picchi di interesse e disinteresse dal 1979 e continua ancora oggi a ragion veduta. Il livello di discriminazione di genere in Italia è tale che il World Economic Forum, con un'indagine chiamata Global Gender Gap, su 145 paesi ci colloca al 41esimo posto per uguaglianza di genere. Queste disuguaglianze noi le viviamo tutti i giorni su moltissime piccole cose, ma senza dubbio i due fenomeni macroscopici dove riscontriamo le più evidenti discriminazioni sono il mondo del lavoro e l'ambito della cura domestica. Non è purtroppo una novità che la differenza salariale nel nostro paese penalizzi le donne. I dati sulla disoccupazione, sebbene gravi in generale, diventano emergenziali se si analizza il dato di genere. Ci siamo liberati dell'odiosa pratica delle dimissioni in bianco da meno di un lustro e non ci siamo mai posti realmente il problema di come sancire definitivamente il fatto che la maternità sia una scelta di entrambi i genitori e che non sia più accettabile che nel 2017, come si diceva prima, questa sia fonte di discriminazione in direzione esclusivamente femminile. Pensiamo sia tempo di ragionare davvero sulla paternità obbligatoria, che porti realmente ad una parità di diritti e doveri di entrambi i genitori, sia come mezzo di lotta alla discriminazione sul lavoro, sia per una più equa divisione del lavoro di cura della casa e dei bambini. Lavoro questo che insieme alla cura degli anziani ricade ancora quasi interamente sulle donne. Anche quelle che lavorano, anche quelle che guadagnano di più dei loro compagni, anche quelle che hanno lavori più faticosi, anche quelle che dentro le mura di casa scoprono di amare il mostro che le picchia e le violenta. È per tutto questo che l'8 marzo è più vivo e più necessario che mai. Dalla prima giornata della donna in Italia, il cammino delle donne sulla strada dei diritti e dell'uguaglianza è stato lungo. E senza dubbio questo ha visto le sue pietre miliari nelle leggi sul divorzio, sull'aborto e sulla riforma dello Stato di famiglia. Ma quanta strada abbiamo ancora da fare? Come ogni 8 marzo saremo nelle piazze delle nostre città, saremo alle iniziative che abbiamo organizzato, saremo in tutti i luoghi dove riusciremo a portare la nostra voce, perché siamo consapevoli di portare con noi il peso e la forza di chi ha combattuto le battaglie delle donne prima di noi. E sappiamo di avere la responsabilità di una generazione che deve fare la sua parte per la costruzione di un'Italia più giusta e più uguale. L'8 marzo è una giornata di lotta, come per ogni ricorrenza è necessario che questo giorno possa essere sia commemorativo sia ispirante, come le nostre nonne e le nostre madri che dal 1946 donano una mimosa, anche oggi ho visto che in aula ci sono tante mimose, come fiore simbolo di questa giornata. Come fiore simbolo di un'ingiustizia contro cui ci battiamo ogni giorno. Ecco, io ci tenevo a leggere queste parole perché penso che dobbiamo impegnarci tutti a riempire di significato questa giornata. Il consiglio dedicato deve servire a questo. E chiudo con un'ulteriore proposta che abbiamo fatto in commissione delle lette e che ci siamo impegnate tutte insieme a portare avanti, perché ho sentito che anche le ragazze delle scuole prima di me hanno sollevato questo tema e quindi ci impegna ancora di più a portarlo avanti, che sono il tema della convenzione del Comune di Roma con le compagnie principali di taxi e di car sharing. Come sapete, oggi a Roma c'è una convenzione del Comune con le compagnie di taxi che prevede uno sconto del 10% per le donne
che prendono il taxi durante la notte. È un incentivo insufficiente, perché troppo spesso il 10% di 15 euro, ovvero 1,50 euro, non è un incentivo sufficiente per fare prendere il taxi alle ragazze. Sono effettivamente delle piccole cose e mi dispiace dover ancora parlare di questo. Ci piacerebbe parlare di libertà, di come si può uscire la sera, di potersi mettere il rossetto e la minigonna senza rischiare. Purtroppo siamo ancora in una società che ci obbliga a parlare di convenzioni, di sconti e di cose di questo tipo, però non smetteremo di lottare per avere questi diritti. L'ultimo atto che abbiamo presentato in commissione delle lette, e che spero discuteremo presto, è un'altra questione importante che riguarda soprattutto le sì, lo so, però okay. Ci tenevo a dirlo all'aula, perché gli uomini non hanno partecipato alla nostra commissione, l'assessore non ha partecipato, invece sono sicura che sarà sensibile a questo tema, che è la creazione di uno spazio ricreativo durante le festività per i figli dei dipendenti, per andare incontro anche ai dipendenti del municipio, alle donne e alle madri che molto spesso non hanno la possibilità di una babysitter o di un nonno che gli tenga. Allora, rimaniamo un tema intanto sulle discussioni degli atti di oggi, poi gli atti di futuro li discuteremo. È un esempio per dire che anche un'istituzione che spesso è mortificata e ritenuta poco capace di incidere come il municipio può fare ancora tanto per migliorare la qualità della vita delle donne. Grazie. Altri interventi? Sì, vi chiedo di rimanere in tema. So che è difficile, perché la giornata delle donne porta a andare un po', si vorrebbe dire di tutto e di più. Rimaniamo, però siamo sul secondo punto. Io vorrei ricordarvi che dobbiamo rimanere sul secondo punto, quindi la mozione. Sì, grazie Presidente. No, volevo agganciarmi su ciò che ha detto la consigliera che mi ha preceduto. Per quanto riguarda la banalità di questa richiesta, perché ahimè quello che io ho riscontrato è che questo non viene previsto nel codice della strada, e cito proprio l'articolo 7, che stabilisce che i comuni possono riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone, diciamo portatori di handicap. Non sono assolutamente menzionate le donne in stato interessante, quindi questa proposta che noi facciamo potrebbe in un certo qual modo avviare anche, chissà, una modifica pure sul codice della strada, perché non vedo per quale motivo noi ci dobbiamo improvvisare, ecco, a fare un qualcosa che non è previsto, quando invece se fosse previsto non dovremmo neanche fare la richiesta, perché c'è e si dovrebbe fare. Concludo dicendo una semplice cosa. Noi donne abbiamo una marcia in più, e questo ce lo dice la storia. Hanno lottato le nostre nonne, le nostre mamme, e io in primis ho lottato negli anni 70 e mi sono presa anche una botta in testa, tra l'altro, con una carica. Quello che a me dispiace è che, nonostante noi andiamo di anno in anno a festeggiare questo 8 marzo, stiamo sempre sul pezzo, è vero, perché non dobbiamo demordere, è ovvio, ma vorrei che l'8 marzo fosse una giornata in cui si ricorda ciò che è successo, ma guardando il presente di sì, però oggi queste cose non succedono più, oggi queste cose non accadono più. E a me invece, se stiamo ancora oggi a parlare, evidentemente abbiamo sì raggiunto dei traguardi, ma ancora c'è tanto da camminare, come giustamente ha detto la consigliera che mi ha preceduto. Volevo chiudere con una frase di un personaggio che è stato citato dalle ragazze prima di noi, ed è Rita Levi-Montalcini. Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente, hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società. Grazie.
Consigliera Labiso. Volevo dire solo una cosa, allora a prescindere da tutto quello che è stato fatto o non fatto negli anni passati, non bisogna mai parlarne, tutto quello che hanno proposto oggi le ragazze durante il consiglio mi è piaciuto tantissimo, quindi mi rivedrò alla registrazione e mi annoterò tutte le loro iniziative perché in futuro non dovrà passare un altro anno per fare altre iniziative sulla giornata della donna, ma noi del Movimento 5 Stelle continueremo, va bene. Altri interventi, consigliere Guido? Grazie Presidente, qui si discute di strisce rosa per il parcheggio, prima si discuteva di punti di allattamento, queste ovviamente sono cose fattibili da parte del municipio anche per competenze, in realtà sono ben magre questioni, nel senso che ci vorrebbe molto ma molto di più, però sappiamo insomma lo stato in cui ci troviamo. È vero che l'atto parla di strisce rosa, ma è anche vero che noi qui al municipio parliamo di qualcosa che effettivamente si può attualizzare. Però il tema non sono tanto le strisce rose, il tema secondo me è la donna in senso lato, nonché l'8 marzo. L'8 marzo è una data in realtà convenzionale, nel senso che anche storicamente si parla di un rogo all'interno di una camiceria negli Stati Uniti, ma in realtà storicamente questo fatto non sussiste, non sussiste e non sussiste, diciamo, sicuramente a marzo. Ma a febbraio tanto per cominciare, però poi diciamo, c'è questo moto è andato in giro per il mondo, in Russia già nel periodo zarista, siamo nel 1917 eccetera, fino alle guerre mondiali, fino a subito dopo la guerra mondiale. E qui faccio un inciso sulla mimosa, perché è stata scelta la mimosa, e questa è una prova anche del grande adattamento femminile al mondo. Perché nel 1946, giorno in cui ci fu la celebrazione, cioè per l'appunto dell'8 marzo, delle attiviste romane, cioè volevano usare un fiore per rappresentare loro stesse, e nel loro grandissimo grado di adattabilità hanno cercato un fiore che fosse intanto di stagione e poi di facilissimo reperimento, e la scelta andò sulla mimosa. Ma questo è solo un piccolo esempio per dire che, come ha detto la consigliera Tripputi precedentemente, le donne sono la vera colonna vertebrale del mondo, nel senso che lo hanno sempre orientato, sia in primo piano sia in secondo piano. Se pensate, e concludo, a delle storie semplicissime, io vado un po' indietro nel tempo, di qualche millennio, vado in Grecia. Il mito greco, ad esempio, se pensiamo al mito di Demeter e Persefone, ci dice come da una storia che ha al centro due donne, e anche se divine in questo caso, sono state create le stagioni, cioè il motore, cioè il di fatto del mondo, del raccolto e della sopravvivenza stessa del genere umano. E poi in ultimo, e concludo, voglio citare una commedia di Aristofane che si chiama Lisistrata, del 411 a.C., in occasione della guerra del Peloponneso tra Atene e Sparta, le donne, per interrompere la guerra, hanno adoperato questa strategia, che è lo sciopero del sesso, hanno occupato l'acropoli di Atene, quindi tutta la collina, no, che domina la città greca, e poi come è finita, non ve lo racconto, magari già lo sapete, però è molto interessante. E in ultimo voglio ricordare che alle 18, credo oggi, c'è un documentario in Sala Rossa, e alle 17, su Maria Gimbutas, che è un'archeologa lituana, che è stata bistrattata e forse anche stradata in effetti, sia perché donna sia perché scienziata, in questo caso dal punto di vista e archeologico. Lei si è battuta con molte pubblicazioni sul rapporto che c'è proprio tra la donna e la natura, cioè lei aveva un profondo rispetto per la natura, tanto che quando passeggiava nei campi lituani lo faceva a piedi scalzi e diceva di portare molto rispetto, perché la terra era pregna, cioè nella fase primaverile dove stiamo andando noi oggi c'erano questi fiori che uscivano e si sentiva questa vita che usciva, questo rapporto tra natura e donna
è un nesso che ha sempre contraddistinto l'uomo e ne ha orientato anche la funzione sociale successiva. E per concludere voglio aggiungere, niente, me lo sono scordato quello che volevo aggiungere, però va bene così. Io ovviamente vi ho risparmiato l'ultima aggiunta. Grazie. Consigliere Ciancio? Volevi precedermi? Sì, me lo sono già segnato, lui sarà il prossimo. Solo due cose vorrei dire veloce. Una che riguarda in particolar modo la mozione che dovremmo votare e che ricordo, come dire, l'impegno bello per le mamme, quindi le strisce rosa sono una realtà davanti all'ospedale Fate Bene Fratelli Lungotevere Cenci, sono una realtà al Bambin Gesù ed erano una realtà anche all'interno di Villa Lazzaroni, e quindi mi auguro che questo nostro impegno venga realizzato presto, non per altro, perché dare velocità a tutto quello che fa durante il giorno la donna vuol dire che tutti quanti poi traiamo grandi benefici. Quindi facciamo qualsiasi cosa che facciamo per la donna, lo facciamo per noi, e quindi è una giornata di festa. Io dico di sì, caro Presidente della Commissione Scuola, qualsiasi cosa che facciamo per le donne lo facciamo indirettamente per noi. Ricordo che il 2 giugno del 46 però siamo riusciti a farla votare la prima volta la donna, quindi le conquiste sono ancora tante da fare. A proposito di strisce, la seconda cosa che volevo dire a proposito della mozione, mi era venuto anche in mente qualche tempo fa, ma non ci sono riuscito, di fare anche le strisce per i medici in visita domiciliare almeno per un'ora gratuita, perché spesso non vanno a visitare i pazienti proprio per un fatto semplice, perché sull'app, sulla Tuscolana, via Denina, potrei citarne mille altre strade, non trovano il parcheggio, o meglio, se lo lasciano in doppia fila poi gli fanno la multa, devono andare all'ordine per farsela levare. Io ho visto Pisa è un esempio in cui le strisce blu, la sosta domiciliare per i medici in visita domiciliare sono una realtà. E che cos'era l'altra cosa che forse fuori tema volevo dire, giusto per drammatizzare questo aspetto un po' così? Se vedete un uomo che cammina velocemente su una strada, su un marciapiede, e dietro c'è la moglie o una donna, non pensate che l'uomo sia davanti alla donna, è la donna che ha doppiato l'uomo. Grazie. Allora, lascio la parola al consigliere Toti. Io voglio intervenire sempre dopo Ciancio, perché mi è da stimolo rispetto, mi stimola nell'intervento, perché ha parlato del giugno 46. Ho la loratoria, voglio, chiaramente, no? Io voglio ricordare giugno 46 perché la... Se no avrei votato pure io in un certo modo, perché nel giugno 46 le donne sono state protagoniste della vittoria della Democrazia Cristiana, che ha dato un senso a questo paese, e perciò il ruolo centrale della donna nella vittoria della democrazia in Italia. No, dato che tu parti da giugno, io voglio porti pure io da giugno. Voglio dire, no, ma stimolato bene, perché è sempre effervescente negli interventi, voglio dire. E rispetto alla lotta delle donne, alla mobilitazione, discorso molto serio, io già l'ho detto in precedenza, alla violenza, al bullismo, allo stalking, all'educazione sessuale, sono temi ancora forti che purtroppo necessitano ancora di mobilitazione, ma io dico non solo delle donne ma anche degli uomini rispetto a questo tema. La violenza e il bullismo, lo stalking colpiscono anche tantissimi uomini. Perciò, ecco, rispetto a questo, senz'altro una mobilitazione forte. Ma io in questo giorno voglio ricordare anche le donne degli altri paesi, di tante parti del mondo, come nei paesi arabi, che non sono donne di serie B, sono donne di serie C. Purtroppo qualcuno ha detto la minigonna, le donne vengono sfregiate in paesi arabi se portano una minigonna.
devono correre per strada e, voglio dire, soffrono, e una riflessione su questo deve essere fatta, soffrono ancora di una situazione peggiore di quella che è la situazione delle donne ancora purtroppo in Europa. Perciò, ecco, un pensiero va rivolto anche alle donne degli altri stati del mondo, dove veramente ancora c'è questa sofferenza forte, fortissima, delle donne. Rispetto poi al tema di oggi, è chiaro che è una proposta piccola, che però ha il suo valore culturale, simbolico, e io penso che si deve partire tante volte dai piccoli passi per arrivare a grosse soddisfazioni. Perciò, ecco, questo parcheggio nella nostra sede a Cinecittà è fondamentale. Dobbiamo partire da questo, come dobbiamo partire dai tanti stimoli e dalle tante proposte che sono venute oggi dal dibattito e dall'incontro con i giovani, con gli studenti, perché anche tante proposte, e questo, il ruolo di questo municipio, il ruolo degli assessori deve essere quello di ascolto, di confronto e ascolto. Dobbiamo parlare, ma soprattutto ascoltare le proposte che vengono dalle donne, le proposte che vengono dai giovani, per essere poi protagonisti nelle risposte. Ecco, io questo che chiedo alla maggioranza del nostro municipio, perché sia forte rispetto a questi temi. Altri interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente, colleghi consiglieri e assessore. Veramente molto brevemente volevo solo condividere con voi quali erano state, diciamo, le discussioni che avevano portato le consigliere della scorsa consigliatura a elaborare quegli atti, perché poi ci tengo a farlo, perché poi sono state riprese anche dalle discussioni che sono state fatte in commissione, tant'è che avevamo pensato, e molto, diciamo, è calzante rispetto alla discussione che abbiamo fatto fino ad oggi, di dare anche un titolo a queste azioni. Appunto, avevamo deciso di definire questa campagna Libere di muoverci, e un po' fa sorridere se ci, diciamo, qualcuno prima di me lo diceva, perché faceva riferimento al fatto che sembra quasi una provocazione oggi poter dire a tutti: ma noi siamo oggi a chiedere una cosa che ci spetterebbe per diritto, oppure dovrebbe essere un diritto acquisito. Invece io penso che non è drammaticamente così, e credo che le colpe siano in gran parte forse rintracciare a quelle discussioni forse un po' troppo lontane dalle reali necessità delle donne, e quella miopia da parte delle istituzioni che per troppo tempo non si sono rese conto invece di quanto la politica potesse occuparsi veramente della cosa pubblica, e quindi anche dell'interesse e delle necessità e dei bisogni che avevano le donne. Da quella discussione nascono due proposte che veramente abbiamo visto hanno anche una loro semplicità di attuazione, ma che, come diceva qualcuno prima di me, e io veramente per questo vi ringrazio, perché al di là dei programmi, al di là delle posizioni, alla fine quando c'è una logica, quando appunto c'è una buona idea, e io sono sempre dell'idea che le buone idee hanno le gambe lunghe, quindi se c'è questo presupposto, allora le cose si possono appunto seguire semplicemente con il buon senso e non con l'appartenenza politica, e credo per questo che prima di tutto il presupposto sia che c'è la necessità di dare un senso ancora oggi di civiltà nel nostro paese. Questo lo possiamo fare partendo dalle istituzioni, e perché sono convinta che la politica, così come è per il contrasto alla violenza sulle donne, anche in questo caso, cioè guardando agli effettivi bisogni che ci sono all'interno della società, e quindi anche ad una società fatta di donne, madri, lavoratrici che frequentano le nostre strutture, la cosa pubblica, che hanno delle necessità e dei bisogni, io penso che anche in questo caso le istituzioni a loro è chiamato, è obbligato a dare delle risposte.
sembrano cose semplici, ma secondo me appunto non lo sono, semplicemente per la valenza simbolica che queste hanno dentro alcune strutture pubbliche. Forse in alcune città questo già sta avvenendo, anche nei bagni pubblici riservati agli uomini abbiamo messo il fasciatoio. Sembra una banalità, non lo è, perché ancora oggi c'è una proposta di legge in cui si deve estendere il congedo parentale e le ore, soprattutto, erano 2 durante lo scorso anno, sono diventate 4, per dare la possibilità anche agli uomini di essere parte attiva all'interno della famiglia. Questo vuol dire stare dentro i processi di uguaglianza dei diritti, questo vuol dire tutti i giorni fare delle lotte, purtroppo ancora oggi, per dire che quello c'è il diritto di parità e la parità di diritto non è ancora del tutto acquisito, anzi, che quello sbilanciamento che c'è stato all'interno della società oggi finalmente si sta forse livellando, ma appunto diciamo, il gender gap in particolare non ci dà in una posizione assolutamente ai vertici, anzi siamo molto bassi in classifica, però è proprio dalle città, le famose città intelligenti, le smart city di cui troppo spesso guardiamo gli appunti oppure i libri di urbanistica, che invece è proprio da questi piccoli esempi che possono partire invece delle best practice che possono essere utili per ripensare e rimodulare soprattutto un nuovo concetto di società e di stare insieme. Quindi io penso che oggi è una giornata di lotta. Io penso che la lotta la dobbiamo fare tutti i giorni e la dobbiamo fare tutti i giorni insieme, se sono questi gli obiettivi che ci diamo, e quindi se l'obiettivo è quello di ricostruire anche una società civile che sia più accogliente nei confronti di chi per troppo tempo ha cercato, magari con delle manifestazioni, con dei momenti di protesta, ma ha cercato di spiegare anche all'altro sesso quali erano le loro necessità, se non l'hanno capite, penso che come è sempre stato, e è stato nella storia, le donne i propri diritti se li prendono con i pugni e con i denti. Quindi partiamo da qui, sono contenta, lo diceva anche la collega Biondo, dell'avvio della discussione che c'è stato all'interno della Commissione, anche sulle altre questioni. Penso che come era, nella scorsa consigliatura, anche questa volta dalle donne può venire un ulteriore approccio e anche un ulteriore strumento sul quale far riflettere ovviamente anche i nostri colleghi consiglieri uomini che non fanno parte di quella commissione, e quindi da lì può nascere veramente, possono essere elaborate delle idee intelligenti che partono da un'istituzione anche di secondo livello, ma che in realtà hanno una primaria importanza. Buona festa delle donne a tutti noi. Grazie, bene, ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono interventi, lo dico perché l'assessore ha possibilità di intervenire alla fine della discussione, c'è una richiesta di intervento, quindi se non ci sono altri interventi lascerei la parola all'assessore e poi procediamo con la votazione dell'atto. Allora, io intervengo soltanto per dire delle brevi cose. Innanzitutto sulla tematica specifica delle strisce rosa, avendo partecipato a qualche seduta della commissione delle lette anche insieme alle studentesse, avevamo visto che c'era stato quest'atto precedente della consigliatura, quindi già in giunta ne abbiamo parlato e c'era presente il direttore, e quindi abbiamo verificato la fattibilità pratica della cosa e già il direttore l'ha messa in agenda, per cui credo che vi farà piacere sapere che non appena ci sarà la possibilità di attuare questa cosa, sicuramente questa è una delle piccole misure che però sarà di immediata attuazione. E inoltre mi fa piacere anche dire che nel piccolo il piccolissimo ufficio dell'edilizia scolastica è avanti in questo senso, perché noi è un servizio, quello dell'edilizia, che in genere vede impegnati soprattutto uomini. Infatti per la prima volta abbiamo un ingegnere donna che si sta associando e sta cercando di entrare negli ultimi concorsi dell'attuale amministrazione, è entrata questa donna a cui quindi faccio
facciamo anche un caloroso in bocca al lupo, oltre che benvenuto, e si sta piano piano inserendo. Inoltre abbiamo due uomini, non voglio insomma scendere nei dettagli per non ledere i diritti di riservatezza, però uno ha diciamo una riduzione oraria per assistere la propria compagna che è in malattia, e l'altro è un neopapà che ha la riduzione oraria per le ore di allattamento. Quindi diciamo voglio portare questa testimonianza pratica di come poi effettivamente ci sia, anche se sommerso, silenzioso, in punta di piedi, un cambiamento nel paradigma pure lavorativo, per fortuna, a partire proprio dalla nostra esperienza più diretta. E il valore del simbolo è importante, tant'è vero che diciamo, ho voluto proprio in questo senso, essendo il mio l'assessorato alla scuola, quindi mettere proprio delle poltroncine a misura di bambino, perché è vero, poi il simbolo dà la misura delle cose, quindi il fatto che ci siano dei simboli di accoglienza, di pensiero dedicato alle diverse categorie, fa sì che effettivamente queste categorie abbiano una loro istanza. Quindi assolutamente diciamo benvenuto questo discorso della dimensione simbolica. E infatti sabato a Villa Lazzaroni, per l'appunto, ci saranno delle piccole iniziative, anche queste diciamo di natura essenzialmente simbolica, che però vogliono rafforzare e rilanciare alcune anche delle proposte fatte, per cui ci sarà una piantumazione in un angolo, diciamo si avvia questo giardinetto con una postazione dell'AMA che darà anche delle informazioni. Il servizio sarà curato dal servizio giardini, e ci sarà un'associazione sportiva del nostro municipio che darà delle piccole erudizioni, delle dimostrazioni di diciamo sport in rosa, ma nel senso di autodifesa, quindi quello che veniva poi chiesto dalle ragazze, appunto perché l'avevamo già precedentemente ascoltate. E quindi ci sarà diciamo anche la possibilità di proseguire con dei gesti di natura simbolica, ma anche meno simbolica, in diciamo a conclusione di questo tipo di percorso. Fra l'altro, per dare un piccolo aggiornamento, perché sennò sembra davvero che uno ascolti e basta, vi ricordate quando abbiamo fatto il consiglio, no, aperto agli studenti il 27 di gennaio? Una delle proposte era quella di individuare un muro in cui realizzare un murales, il muro della memoria, e forse siamo riusciti diciamo ad individuarlo, quindi prossimamente stiamo valutando diciamo un'ipotesi con l'assessore all'urbanistica, prossimamente quindi potremo dare il via a una delle prime insomma esecuzioni pratiche di queste proposte che vengono portate in consiglio. Grazie. Bene, passiamo ora alle dichiarazioni di voto, se ci sono. Consigliera Cerconi. Fratelli d'Italia voterà favorevolmente, abbiamo ovviamente partecipato ai lavori all'interno della Commissione, siamo molto felici di questo. Prendo i 3 minuti che spettano in dichiarazione di voto per fare questa piccolissima riflessione inerente ovviamente al nostro voto positivo, perché abbiamo sentito oggi, non vuole essere 3 minuti solamente, abbiamo sentito parlare di stalking, di bullismo. Allora io in conclusione invece voglio lanciare un messaggio, che è un messaggio positivo ed è un messaggio di ringraziamento alle tante donne che hanno lottato contro il cancro e che hanno dimostrato la loro forza, alle tante donne che decidono di portare avanti una vita, alle tante donne che in silenzio tengono in piedi la famiglia e che nella loro quotidianità sono straordinarie. Grazie alle tante donne che dimostrano la loro solidarietà e che gioiscono della vittoria di un'altra donna, alle tante donne che sul posto di lavoro fanno squadra. Grazie ai tanti uomini che sostengono le proprie mogli, le proprie fidanzate e che le incoraggiano e non hanno bisogno di umiliarle per sentirsi più forti. Grazie a tutte quelle donne che con il loro sacrificio rendono grande il nostro paese. Finito. No, altre dichiarazioni di voto? No? Consigliera La Zazzera. Io volevo ringraziare, come ho già detto prima, i ragazzi che comunque sono andati via, che sicuramente loro ci danno indicazioni sul come comportarci, su cosa realizzare, e quindi è importantissimo. Sono ragazzi che comunque studiano e sono studenti, cioè faccio come Totò, studia lo studente, vabbè. E quindi l'istruzione è una cosa importantissima, perché ci aiuta a capire, a non rimanere indietro, a lottare, a difenderci da chi
da chi vuole opprimerci, quindi la cultura è una cosa troppo importante, è la nostra arma, è l'arma di tutti. E voglio finire, chiudere, ho letto un pensiero, una frase della Montalcini che diceva, che dice: se istruisci un bambino diventerà un uomo istruito, se istruisci una bambina diventerà una donna istruita, sarà una famiglia istruita, sarà una società istruita. E con questo chiudo votando favorevolmente. Grazie. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, io passerei alla votazione. Allora, favorevoli? Contrari? Non mi sembra. Astenuti? No, è all'unanimità, non so quanti siamo però diventati, siamo diventati 18, quindi la mozione viene approvata con 18 voti favorevoli all'unanimità. Bene, chiudiamo la seduta di oggi qui e vediamo l'ora, così la dico pubblicamente, 16:45? Sì, 45, sì. Perfetto, 16:45 la seduta è conclusa.